Ciao amico di YouTube o futuro amico di YouTube, eccoci arrivati al secondo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni del passato. L'altra volta avevamo visto come primissimo episodio una recensione di He-Man and the Stone of Iliarth. Yeah! È apparsa sempre nel numero della rivista che vedi in sottoimpressione. Anzi, qualora tu lo voglia, magari in alto, se sarò capace in post-produzione, ecco qua apparire il link al video passato. Fatta questa doverosa premessa, andiamo quindi a vedere, o al meglio a leggere, la recensione di Outrun. Ecco, adesso vai con lo sfogliamento di giornalino. Vai, 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 vieni, 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 ancora, 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 e stop! Eccoci qua. Allora, dalle foto già si capisce che non è la versione arcade, però c'è da dire che la pubblicazione non ci dice perché cosa sta recensendo questo gioco. Quindi noi, nel dubbio, prendiamo buona quella arcade, che sicuramente non è, la professionalità. D'altra parte, lo ascolterete per come è scritta, si adatta un po' a qualsiasi versione di Outrun possiamo avere sotto le mani. Quindi chiedo alla regia ancora di passarmi il video di sottofondo, eccolo qui, noi partiamo a leggere la nostra recensione. Vai! Outrun, siete pronti per partire? Il semaforo dello start si accende, una luce rossa, una seconda e poi una luce verde. Il giudice di gara agita la sua bandiera a scacchi per darci il via. Siete seduti su una stupenda Ferrari che in tutto il mondo rappresenta il simbolo dell'alta velocità di classe. La gara si svolge lungo autostrade larghe dalle 3 alle 6 corsie. Due punti. Gli avversari più caratteristici sono dei maggioloni spudoratamente truccati, vista la velocità a cui viaggiano, così come i vari modelli di tir, che rendono perfettamente la paura che si ha nella realtà quando bisogna sorpassarli. Ci sono poi vari tipi di macchine più o meno sportive, tra cui è facilmente identificabile la Porsche Carrera. Anche questo fatto di avere tanti tipi di veicoli avversari molto veloci rende il game più avvincente e sicuramente più difficile. Anche perché spesso capita di non dover superare un solo veicolo alla volta, ma due, tre o anche quattro, specialmente nei punti più stretti, di sole tre corsie, e magari mentre ci accingiamo ad affrontare una curva, punto esclamativo. Il nostro cavallino, con tanto di stemma sul retro della macchina, per cui penso ci sia stata anche un'azione legale, pare sia costruito con particolari materiali ignifughi. Infatti può capitarci qualsiasi tipo di incidente, dalla semplice spinta di una macchina agli spettacolari testa-coda, fino ai paurosi capottamenti, con tanto di espulsione degli occupanti dalla nostra macchina. Comunque, non vedremo mai esplodere il nostro Ferrari. Il massimo che ci può succedere in questi frangenti è di perdere qualche secondo, ripartire da fermi e ricevere, cosa ben più grave, una solenne strigliata dalla stupenda ragazza che ci accompagna nella nostra avventura. La gara si svolge in 15 stage, 15. Nel primo come negli altri bisogna giungere in un punto preciso per avere il solito extended play. I secondi risparmiati vengono comunque accreditati con la proporzione di 1 milione al secondo. Buh. Gli stage a disposizione sono disposti a piramide, nel senso che dal primo si può accedere agli altri due e così via, formando in pratica 5 livelli formati da 1, 2, 3, 4 stage. Alla fine abbiamo quindi 5 gol, tra parentesi mete, diverse. Il percorso, dalla grafica stupenda, si snoda tra salite, discese, spiagge, curve a S, paesaggi mozzafiato e orizzonti incredibili. Se non vi viene voglia di fare una partitina, vuol dire che avete già il vero Ferrari e non rispettate le regole del ministro Ferri. Una recensione ruspante, con tanto di battuta finale, per i più giovani, per chi non lo conoscesse, il ministro Ferri, sul finire degli anni 80, fu colui che impose un limite di 110 km orari in autostrada, quindi ecco perché fa contrasto con la velocità smodata del Ferrari, come scritto in recensione. Quindi, come al solito, se volete commentare la recensione, dare un parere al gioco o quant'altro, la sezione commenti vi aspetta! Accorrete numerosi! Io invece me ne vado, il mio lavoro l'ho fatto, la recensione ve l'ho letta. A me sembra più un tema scolastico piuttosto che una recensione analitica, ma tant'è. Ecco, ho anche perso miseramente, come avete visto. Basta, andamosene.
Ci vediamo invece, e qualora lo vogliate, alla prossima recensione. Ciao ciao!